Ragazzi, delusione, c'è una delusione. Abbiamo assaporato l'idea di superare il Barcellona. Non ci è andato mai bene col Barcellona. Ha sempre dimostrato superiorità. Il blasone, il pedigree. E forse, molto probabilmente, cioè, a meno che il ricorso possa funzionare, comunque dobbiamo dire pure addio al mondiale per club. Infantino già ha detto benvenuto, ha detto benvenuto a quelli là. Ha detto, cioè, quelli dopo che sono stati squalificati, perché hanno commesso delle cose, che non dovevano fare. Sono stati penalizzati nel campionato italiano, in certo qual modo penalizzati anche in campo europeo, però non gli hanno tolto i punteggi in Europa. E quindi la Juve ce la troviamo lì. L'ho detto? L'ho nominata? Vabbè, tanto sapete benissimo di chi sto parlando. E comunque il mister non crede che abbia molti torti, eh. Effettivamente lui sta qua da 15 giorni, 2 settimane, ragazzi, 2 settimane. E ha fatto 1, 2, 3, 4, 5. E questa è la sesta partita. In 15 giorni 6 partite. Quindi una ogni 3 giorni. 3 per 6, 15. Semplice, il calcolo è semplice. Praticamente con Barcellona proprio. All'inizio Barcellona. Cagliari. Sassuolo. Juve. Torino e oggi col Barcellona 6. Cosa può fare? Già l'avevo detto. Non è certo il mago dei maghi che c'ha la bacchetta magica. Va lì e subito fa. No. Mi dispiace tantissimo questa cosa. Mi dispiace soprattutto anche per quest'uomo qui, perché purtroppo lui è accettato, perché nella vita ci sono quei treni che passano e possono passare una sola volta e poi. Ciao, addio. Quanti treni ci siamo lasciati passare e non sono più ripassati dopo. E quindi pure lui ha dovuto prendere, detto, sapendo cosa vado a prendere, però se non la prendo adesso, quando la prendo? E quindi si sta arrangiando col materiale, con delle scelte sbagliate di calciatori lasciati andare e calciatori presi, sia a inizio stagione, sia nel mercato di gennaio. Mamma mia, un macello, proprio un macello. E poi veniva lui e risolveva, eh? Vabbè. Crediamo alle favole, allora, o ai bei sogni. Invece no, abbiamo a che fare con la realtà, con la cruda e triste realtà. Dopo i sogni dell'anno scorso, i sogni sperati per quest'anno, che ci resta? Ci resta solo la corsa alla qualificazione in Champions per il prossimo anno. Nulla più. Vabbè. Testa a campionato. E adesso andiamoci a sentire Calzona. Vediamo se ci sa dire qualcosa. Perché comunque c'era pure un rigore a nostro favore. E qua pure quello hanno chiuso un occhio, eh? Il famoso blasone dell'anno scorso, vi ricordate? Che c'aveva il Milan, eh? Che ci hanno combinato a noi. È successo un'altra volta. Così contro il Dnipro, vi ricordate il Dnipro? In Europa League, eh? Gol in fuorigioco, ma proprio di un paio di metri. Vabbè, dai, andiamoci a sentire Calzona. Voi mettete un like, fatemi contento almeno per questo e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Condividete questo contenuto. E niente, non vi chiedo altro. Vabbè, andiamoci a sentire poi dopo. Ci sentiamo al commento finale. Corriere della Sera, prego, questo signore qui davanti. Mister, premessa che la partita da parte vostra è stata complessivamente buona e che vi manca un rigore, però le volevo chiedere, sono passati tre allenatori, lei è il terzo per Napoli, sulle distanze, sulle coperture preventive, sul farsi attaccare alle spalle, si vedono più o meno gli stessi problemi a tratti che si vedevano ad agosto. Come si fa ad intervenire? Lavorando, avendo il tempo per farlo. In 3 settimane abbiamo giocato 6 partite, non
non abbiamo avuto tantissimo tempo per lavorare. È chiaro che questo è un difetto, è anche grosso. Le distanze abbiamo perso a tratti, non sempre, non è che siamo stati lunghi per tutto l'arco della partita. È chiaro che poi il problema più grosso è stato quello delle palle perse, almeno la prima parte di gara. Poi ci siamo un po' aggiustati, siamo andati in palleggio discretamente, abbiamo riniziato il secondo tempo abbastanza bene, poi ci siamo persi un po' sul lungo, anche se poi abbiamo avuto, oltre a rigore che non è stato concesso, abbiamo avuto anche l'opportunità con l'Istrom di pareggiare, però è chiaro che abbiamo concesso troppo a Barcellona. Teleclub Italia e poi la RAI. Buonasera mister, in prospettiva futura la preoccupano più gli errori fatti dalla difesa oppure i gol che sono mancati in attacco? No, i gol che sono mancati in attacco no, perché questa è una squadra che bene o male riesce a trovare sempre la via per far gol. Dobbiamo aggiustare la fase difensiva preventiva, perché oggi non l'abbiamo fatta bene. Nei momenti che l'abbiamo fatta bene abbiamo anche recuperato palla nella metà campo del Barcellona, però è durato troppo poco, dobbiamo allungare il periodo che si lavora bene in fase difensiva. Non è un problema di linea difensiva, ma è un problema di squadra. Sapevamo che ci cambiavano gioco e dovevamo andare in pressione, cosa che abbiamo fatto, ma lentamente. È una delle caratteristiche principali del Barcellona, per cui dobbiamo assolutamente migliorare sotto questo aspetto. Rai, prego. Buonasera mister. Buonasera. Immagino che la delusione nello spogliatoio sia enorme per il risultato, per la serata come è andata. Cosa resta a questo Napoli nei mesi futuri? Oh, resta che non, la matematica non ci condanna, dobbiamo fare punti, cullare questo sogno di raggiungere posizioni importanti. Manca ancora tantissime partite, per cui dobbiamo lavorare, correggere gli errori e pensare a vincere le partite e a fare prestazioni. Più che altro fare prestazioni, perché secondo me i risultati sono una logica conseguenza. Radio Rai. Sì, salve, buonasera. Le chiedo però con quanti rimpianti va via, con l'idea che magari si poteva fare, insomma, il pallone del 2-2 il Napoli l'ha avuto con Lindstrom. E poi, seconda, teme che questa eliminazione così dolorosa, bruciante, possa avere ripercussioni sulla squadra? Tra poco si rigioca, si va a giocare a Milano con l'Inter. No, è chiaro che venire a Barcellona ci sta di perdere. Dobbiamo perdere con più rammarico, perché a tratti abbiamo sbagliato troppo ed è una cosa che non mi piace assolutamente. Poi a tratti abbiamo fatto bene, ma per un lasso di tempo limitato. È chiaro che c'è delusione, però il calcio è questo, bisogna ripartire, perché abbiamo una partita importante domenica a Milano. Dobbiamo fare punti assolutamente se vogliamo cullare il sogno di aggrapparci alle posizioni di testa. Prima di proseguire, ho letto, ma forse ho letto male, che ci sono stati dei giornalisti spagnoli che si sono lamentati per non aver preso la parola ieri. Mi sembra strano. Ci sono giornalisti spagnoli che vogliono fare domande? Uno, eccolo lì. Ne abbiamo uno. Lì. Prego. Hola, buenas noches, buenas noches. Josep Soldado para Jóvenes de la Sexta. ¿Sí me escucha, entrenador? Sí, sí. Lo hemos escuchado antes en otras televisiones quejándose de un posible penalti de Cubarsí a Osimhen en la primera parte. ¿Qué tiene que decir de esa jugada? Ma io l'ho rivisto, ho parlato con le televisioni italiane. Gli esperti dicono che era rigore. Chiaro che magari un minimo d'attenzione in più su questo episodio mi sarebbe piaciuto, però
Ripeto quello che dicono gli esperti italiani che hanno rivisto e hanno analizzato diciamo l'episodio. Tutti hanno detto che era calcio di rigore. Allora Corrado e poi Procopio. Mister, buonasera, Antonio buonasera. Corrado, Fuorigioco. C'è più rammarico per come poi il Napoli è uscito da questa competizione, perché per lunghi tratti ha messo anche sotto il Barça, ha creato occasioni, ho più fiducia per aver comunque tenuto testa a una squadra che è una delle grandi d'Europa. E poi una curiosità, la mia impressione è che sui primi due cambi la squadra abbia accusato un po' di minuti di giro a vuoto, è una mia impressione o condivide? Allora, tutte e due, rammarico e poi la nota positiva, perché rammarico perché potevamo avere più minutaggio di quello che abbiamo avuto giocando bene, e questo è il rammarico. Però la nota positiva è che abbiamo giocato alla pari con il Barcellona, che magari dicono che è in crisi, però è ancora in lotta per vincere la Liga, è passata ai quarti di Champions, per cui e poi è una grande squadra. Per quanto riguarda i cambi, volevo alzare la pressione, i cambi non sono stati assolutamente, diciamo, perché chi è uscito ha fatto male. Volevo alzare la pressione, ho messo dentro gente che mi aspettavo che facessero questo. E magari non è andata benissimo, però io ho un parco giocatori che devo sfruttare in tutti i modi. A volte fai dei cambi perché pensi che puoi migliorare la situazione visto la qualità dei giocatori che ho fuori, poi magari può risultare che non è così, però i cambi erano stati fatti per alzare la pressione, come ci è capitata l'andata con i cambi di tenere Barcellona nella sua metà campo. Ho provato a fare questo. Listrom è un giocatore che di gamba, lo stesso Mattias, però è anche vero che non ci siamo riusciti come pensavo. Non abbiamo migliorato la situazione, diciamo così. Vai mister, buonasera. Buonasera. Facendo un po' un'analisi, l'impressione è che nel primo tempo, tolti i 5 minuti in cui avete avuto un'imbarcata grossa, poi abbiate tenuto molto bene il campo con una squadra indubbiamente più forte di voi. Stesso discorso più o meno nei primi 20 minuti del secondo, loro hanno fatto due cambi, hanno tolto due centrocampisti, forse lei non aveva lo stesso tipo di soluzioni in mezzo al campo da poter opporre, perché il gol di Lewandowski all'83 aveva già un quarto d'ora che la partita era di nuovo cambiata ed era di nuovo tornata in mano al Barcellona. Grazie. Sì, è vero, la parte finale non l'abbiamo fatta bene, ma non l'abbiamo fatta bene perché abbiamo cambiato modulo e questa squadra in questo momento non è in grado di cambiare modulo e tenere testa a questo tipo di squadre. Questa squadra ha bisogno di certezze. Ci abbiamo provato perché è un parco attaccanti di primissimo livello, però questa squadra ha bisogno di certezze, dobbiamo lavorare sulle certezze e affidarsi poco al caso, anche se abbiamo un parco attaccanti di spessore. Per quanto riguarda la partita è vero, cioè abbiamo fatto a tratto, abbiamo tenuto testa a Barcellona. Per competere con queste squadre va allungato il minutaggio, assolutamente. Mi dispiace solamente che la cosa che mi disturba un po' le troppe palle perse nell'arco della partita, e questo non lo puoi concedere a una squadra di questo livello. L'organico è questo. Io mi adatto all'organico, lo sapevo prima, è chiaro che in mezzo a campo numericamente siamo limitati, è anche vero che hanno tutti caratteristiche diverse, va bene, a volte può essere un bene, a volte può essere un male, per cui però
diciamo che Anguissa, Lobotka sono delle certezze, si cerca di tenerli il più possibile in campo, però magari non è tanto quello lì, ma è quello che ti dicevo prima, che dobbiamo allungare il minutaggio di essere padroni del campo. Chiude Canale 21. Sono Iannicelli di Canale 21. Mister, due domande rapidissime. È totalmente soddisfatto? La squadra ha dato il 100% secondo lei, perché alcune stelle più attese forse non hanno brillato come era lecito attendersi? E poi questa sconfitta più che onorevole in prospettiva lotta Champions per il campionato, che motivazioni dà a lei e a tutto il gruppo? No, è chiaro che sotto l'aspetto dell'impegno non penso che i calciatori non abbiano dato il 100%. Sicuramente abbiamo sbagliato tatticamente alcune cose che abbiamo pagato caro contro una squadra forte. C'è delusione, come ho detto prima, però ho detto ai ragazzi che ancora abbiamo davanti un po' di partite, c'è la possibilità di agganciare chi sta davanti. Siamo abbastanza indietro, però finché c'è speranza dobbiamo cullare questa possibilità. Grazie e buonanotte a tutti. Buonanotte. Ragazzi, d'altronde è così, cioè determinati meccanismi bisogna provarli, riprovarli, esercitare più e più volte, perché devono diventare quasi automatici, se si è persa l'abitudine di fare, non è come portare la bicicletta, che una volta che è imparata la bicicletta ci va sempre la bicicletta, no? Qua si tratta di salire su un'astronave con 10.000 bottoni, spie e quant'altro, come fai? E poi pensate che poi questa astronave è cambiata, capite? Vi trovate un'astronave tutta nuova, poi ancora un'astronave tutta nuova, poi trovate un'astronave come quella di prima che cambia qualcosa, e che, cioè, manco gli scienziati riescono a risolvere sta cosa. Comunque, diciamo che ci sono alcuni calciatori, allora voglio dire che alcuni calciatori potrebbero anche far riposare, però ovviamente non c'è ricambio. Anche sta oggi, mamma mia, faceva soffrire, era da sostituire, no? Ma a chi c'hai? Chi mette al suo posto? Quello è il problema, capito? Mario Rui all'inizio è andato un po' in difficoltà, poi dopo ha aggiustato il tiro, anche perché poi comunque l'avversario si era beccato una munizione e quindi stava un po' più attento a fare il furbetto, il ragazzino. E poi che dire, Osimhen, c'era Osimhen, sì c'era Osimhen, ha giocato, si è visto poco ma ha giocato. Qua ha fatto qualcosa, anzi qualcosina, un paio di tiri, uno quasi in curva, l'altro ha sfiorato il palo. E insomma, le occasioni le abbiamo avute, quella con Lindstrom proprio da solo, di solo davanti alla porta, di testa, la butta fuori, la traversa di Oliveira, cioè, ecco, passa il treno, non lo prendi al volo, rimani a piedi, quella è. E comunque, però questo Napoli, dai, da come si era messa la stagione, a vederla adesso così, a giocare col Barcellona, certi primi 15 minuti ho detto, mamma mia, qua adesso prendiamo 4-5 gol, ne abbiamo presi praticamente solo 3, ne abbiamo presi, però sono bastati a tenerci fuori. Comunque, adesso raccogliamo le forze, e domenica ci aspetta l'Inter, un'altra bella battaglia. Vabbè, dai, andiamoci a cucà. Sarà una lunga notte. E domani, mamma mia, i giornali. Vabbè, va. Comunque, ci andiamo a sentire pure Sciati. E vediamo pure lui che dice. Glielo chiediamo pure a lui se ha visto il rigore. Vabbè, ciao ragazzi. Forza Napoli lo stesso, sempre. Quello deve essere sempre, perché noi l'azzurro e il Napoli ce l'abbiamo nel cuore, dentro, oltre che fuori, ma anche dentro. Ciao, forza Napoli.